festa perché si celebrano i 60 anni della costituzione del gruppo sportivo Italo Gasbarri, che non si chiamava così quando nacque, e io ero uno di quegli atleti in quegli anni. Effettivamente ho fatto parte di una bella squadra, la prima che fu creata dal professor Pasquini e che si aggiudicò nel 1969, quindi 6 anni dopo, il titolo di vice campione d'Italia nel settore giovanile, quindi un bel risultato che mi riporta alla mente un periodo giovanile molto bello. Ma direi che è una festa per tutte le famiglie, per tutti i ragazzi che ancora oggi frequentano il gruppo sportivo, che è una realtà veramente importante, che dà la possibilità a tutti i ragazzi e le bambine di esprimersi in questo sport meraviglioso, che è uno sport individuale, quindi oggi se ne parla meno che degli sport di squadra, ma ha una grande carica formativa per tutti. Quindi buon lavoro a tutti e buon saggio cinico. Alla memoria di Maurizio. Oggi, oltre che la ricorrenza del 60° anno dalla costituzione del gruppo sportivo, è stata un'occasione per ricordare un nostro collega. Noi Vigili del Fuoco siamo una famiglia, per cui ogni qualvolta un nostro collega viene a mancare, tutti ci stringiamo attorno alla famiglia che appunto ha perso Maurizio oggi. Come effettivamente avete visto, ci siamo stretti attorno ai familiari, la moglie, le due figlie e il figlio maggiore. Ciao Maurizio, grazie di tutto quello che hai fatto per il soccorso.